della seconda edizione, su cui noi stiamo investendo e impegnando per far sì che il sistema delle Marche, della ricetta, poi sia accolto a livello internazionale, e quindi la presenza di più di 80 buyers che sono nelle Marche, visiteranno le Marche, si confronteranno con i nostri operatori marchigiani, credo che sia un grande messaggio, un bel messaggio per far sì che questa nostra regione sempre più possa essere conosciuta nel mondo. E allora questa 3 giorni, voluta fortemente dalla Regione Marche, dall'assessorato al turismo, vuole essere, come dire, un ulteriore momento di vicinanza importante per far conoscere questa nostra bellezza ai marchigiani, che abbiamo la fortuna di poter condividere in poche ore dalla montagna alla costa e da nord a sud. E allora l'ulteriore messaggio, farlo qui a Colli del Tronto è un ulteriore, come dire, e significativo e importante messaggio per far capire quanto queste nostre colline, queste nostre zone interne siano, come dire, visitabili e fruibili per la loro bellezza e per i loro paesaggi. In particolar modo quest'anno è dedicata alle aree del cratere, perché vogliamo sempre più valorizzare quei territori in modo che, seppur rimangono fermi i problemi per la parte della ricostruzione, vogliamo che l'economia e l'occupazione dal punto di vista turistico possano sempre più crescere ed essere, come dire, in forte evoluzione. Questa è la bellezza e l'importanza di questo nostro messaggio, di questa nostra 3 giorni, che non è soltanto, come dire, bloccata qui ai Colli del Tronto, ma vedrà questi buyers andare in tutti i territori della Regione Marche, perché vogliamo far conoscere queste bellezze e soprattutto creare dei momenti di destagionalizzazione dal periodo soltanto balneare.